Tragedia fiorentina, per la prima volta a Torino, l'opera scritta da Zemlinsky nel 1914. Una moglie che istiga l'amante a uccidere il marito. Un fatale triangolo dal finale inaspettato. Il nuovo allestimento è di Vittorio Borrelli. Dirige Stefano Anton Rec. Protagonisti Mark Dors, Zoran Todorovic e Angeles Blancas Gulin. Quelle che vedete sono le telecamere di Prima della Prima. Siamo nel camerino di Angeles Blancas Gulin, ho pronunciato sicuramente male il suo nome, figlia di cantanti spagnoli, nata a Monaco di Baviera, un bel mix. Lei interpreta Bianca, nomen omen, una donna che istiga l'amante a uccidere il marito e alla fine però non finisce benissimo. È più una dark lady o una vittima? Una vittima, sicuramente. Ma una vittima dell'amore o una vittima dell'ambizione? Perché il suo amante è un principe, il suo marito è un principe. Secondo me è una vittima anche della noia, della passività, anche della tristezza, pure, assolutamente. E così ha trovato, in questo momento, Guido. Chissà, forse ne ha avuto altri amanti. Certo, chissà, queste dark lady non si sa mai, esatto. Non la riconoscerete nel video perché ha i capelli lunghi, è una deliziosa soprano punk, in bocca al lupo, grazie. Crepi. Siamo tornati in sala trucco, mancavamo da un po' da questo antro magico, si stanno truccando i protagonisti di Tragedia Fiorentina, in bocca al lupo. In bocca al lupo, crepi. Accoglienza entusiastica per l'opera di Zemlinsky e per gli interpreti. Venite a scoprirla, è in scena fino al 30 marzo. A presto, Paola Giunti, Torino, Teatro Regio.